di Fano TV, ben trovati. In questo approfondimento in studio torniamo ad occuparci di una delle rievocazioni storico-medievali più conosciuta delle Marche ed è con immenso piacere che ritorna l'1, il 2 e il 3 luglio il Palio delle Contrade. Con immenso piacere che ritrovo il presidente e il vicepresidente della Pandolfaccia, Fabio Fratesi e Danilo Filipponi. Buonasera, ben trovati. Ciao Maria Elena, buonasera. Buonasera Maria Elena, buonasera a tutti. Allora, quest'anno devo dire c'è più fermento del solito perché ci sono tante novità. Prima però di entrare nel dettaglio e svelare tutti i particolari, io direi di fare un piccolo refresh. Insomma, che cos'è il Palio per chi ancora non lo conoscesse? Il Palio delle Contrade è una rievocazione storica medievale che ha ancora le sue origini sulla storia di Fano, quindi, e soprattutto è una proposta che la Pandolfaccia, che è il gruppo storico Città di Fano, che è un'associazione che rievoca la storia medievale della città da più di 35 anni, ha voluto in questi anni, questa è la nona edizione, in questi anni proporre alla città. In questa proposta fatta di momenti culturali, all'interno c'è anche il Palio delle Contrade e la sfida delle quattro contrade, quattro quartieri della città di Fano che si sfidano per l'aggiudicazione di un palio. Tutto questo è nato dalla storia, e siamo partiti nella storia in Pineta, Ponte Metauro, siamo passati per la Rocca e oggi andiamo nel centro storico. Quindi è stato un processo di crescita ancorato proprio sulle sfide delle quattro contrade e sulla storia medievale della città di Fano. Abbiamo detto centro storico, ci sono dei punti nevralgici che adesso andremo subito a spiegare, a raccontare, perché quest'anno c'è una bella novità, anzi doppia, perché i punti della nostra città per l'occasione sono stati anche ribattezzati. Esatto, perché noi l'anno scorso, seppur in maniera ridotta, siamo approdati in piazza 20 settembre. Quest'anno, visto che le regole e le restrizioni lo permettono, ci siamo allargati un po' e quindi ci siamo allargati a tutto il centro storico, quindi oltre al Cassero Malatesta, che sarà il nome che prenderà Piazza 20 Settembre nei tre giorni di luglio per il Palio delle Contrade, abbiamo anche come dire, approfittato del Pincio e quindi allestiremo anche un'area giochi per bambini, un'area dove si possono provare anche l'attività della Pandolfaccia, ci sarà un'area ristoro, ci saranno degli spettacoli, tutti appunto al Pincio, che per l'occasione sarà ribattezzato Piazza delle Arti. Inoltre ci saranno anche degli accampamenti lungo il corso Matteotti e delle ronde dove gli armati, tamburi e sbandieratori percorreranno per le vie del centro storico già a partire da venerdì 1 luglio. C'è tra le novità un'opera incompiuta, direi così, iniziata nel 2019 ed è appunto la new entry, tra le new entry di quest'anno. Che cosa accadrà proprio venerdì 1 luglio? In effetti avevamo lasciato un'opera a metà, ossia nel 2019 il gruppo storico La Pandolfaccia si era trasferita per qualche giorno a Rastatt in Germania per suggellare quello che era il gemellaggio anche da un punto di vista artistico tra gli sbandieratori di Rastatt e gli sbandieratori di Fano. Ebbene, questo gemellaggio era rimasto solo a metà, era rimasto solo dalla parte tedesca, quindi manca la parte italiana e gli sbandieratori di Rastatt, ormai nostri amici da tanti anni, ci raggiungeranno proprio in questi tre giorni, verranno da noi e venerdì proprio in Piazza delle Arti, ossia al Pincio, avverrà questo gemellaggio artistico dove i due gruppi si esibiranno nella stessa piazza. Finalmente dopo due anni potremo concludere questo gemellaggio iniziato ormai nel 2019. So che ci saranno anche degli artisti insomma, importanti, dei nomi altisonanti, oltre a tutti i figuranti, a tutte le attrazioni che adesso vedremo insieme giornata per giornata. Sì, abbiamo chiamato tanti artisti che vengono da diverse zone, abbiamo cercato di chiamare i migliori artisti, alcuni tra i migliori artisti che ci sono nella zona, penso ai Mercenari d'Oriente, penso ad Andrea del Paggio dei Clerici Vaganti che in questi anni ci ha accompagnato, quindi tanti artisti, penso a Lucalo che è un giullare di Fano, che è comunque molto bravo e molto apprezzato in tutta Italia, quindi abbiamo cercato di alzare anche il livello artistico della manifestazione. Logicamente partiamo anche nel programma, il venerdì l'abbiamo un po' accennato con il gemellaggio artistico al Pincio, il sabato apriremo tutto quello che è
oltre al Pincio anche tutte le altre zone, quindi prima di tutto la Corte Malatestiana, dove ci sarà praticamente la ricostruzione di quello che era la Corte Malatestiana nel 1400, quindi ci saranno dei musici e lì troveremo, per dire, un primo premio Italia Medievale dello scorso anno, che verranno a suonare e che faranno proposte di musica medievale insieme a tutta una ricostruzione di vita all'interno della Corte Malatestiana. Quindi dal falconiere troveremo le ceramiche e troveremo tante proposte di quello che poteva essere nel 1400 la nostra Corte Malatestiana. Quindi anche un contesto scenografico molto accattivante, direi. Sì, e anche un respirare, anche vedere la Corte Malatestiana in un museo che si apre e diventa, no, che contiene dentro tante cose importanti, e queste cose vengono anche poi fuori all'esterno raccontate e divulgate. Quindi per noi è molto importante questa cosa. Poi sabato sera partirà la piazza con degli spettacoli, e tutto il sabato sera è incentrato sul matrimonio di Pandolfo III. Quindi alle ore 21 partiranno due cortei, uno dal Pincio e uno dalla Corte Malatestiana, e davanti al Sagrato del Duomo verrà celebrato il matrimonio di Pandolfo III. Verrà rievocato il matrimonio di Pandolfo III, secondo le indicazioni storiche della professoressa Anna Falcioni, che ci accompagna in questa ricostruzione filologica di quello che vogliamo proporre alla città, e da lì ci sposteremo in piazza 20 Settembre, dove ci saranno tutti gli spettacoli in onore dei due novelli sposi. All'interno di questo programma, sabato sera ci avrà raggiunto anche il sindaco del comune di Rastatt, e quindi lì verrà suggellato ufficialmente in maniera istituzionale anche il gemellaggio tra i nostri due gruppi. Tutto questo, come dicevamo prima, ampliato dai giardini Emiani che mostreranno tutti i nostri accampamenti militari, le ronde, gli arcieri che ci accompagnano da diversi anni di Fano, il gruppo storico Arcieri di Fano. Lungo via Arco d'Augusto ci sarà un mercato antico, quindi una proposta molto più ampia, e di spettacoli logicamente che accompagneranno questo matrimonio. A proposito di spettacoli, ci sarà anche la possibilità di essere coinvolti, parlo del pubblico. Beh, certo, soprattutto per quanto riguarda l'area del Pincio, che è un'area molto interattiva. Il pubblico in prima persona potrà, soprattutto i bambini, potranno giocare quelli che sono dei giochi con ricostruzioni medievali, potrà provare il tamburo, potrà provare la bandiera, potrà provare le spade. Ci sarà della didattica per quanto riguarda i giardini Amiani dei nostri armigeri, che spiegheranno quelle che sono le armi del tempo, come si usavano, come venivano utilizzate, quelle che sono le armature. Diciamo che ci sarà una grande possibilità di approfondire quelli che sono i temi e quello che era la storia del Medioevo, ma soprattutto ci sarà grande spettacolo. Bene, allora le danze si aprono esattamente a che ora? Diamo anche delle indicazioni tecniche e pratiche per chi volesse partecipare. Si aprirà tutto dalle ore 19, quindi praticamente dal tardo pomeriggio, con la possibilità di cenare nella taverna che è allestita dentro il Pincio, ma di cenare anche in tutta la città, perché comunque l'idea di quest'anno è portare un prodotto che non sia, di portare una manifestazione che non sia soltanto legata ad alcuni luoghi, ma che possa far respirare a tutta la città l'area medievale. Quindi comunque anche chi è giustamente seduto a mangiare qualcosa nei nostri ristoranti potrà vedere una sfilata, potrà sentire un gruppo musicale medievale che suona, potrà vedere dei cortei, potrà vedere delle cose. Dalle ore 19 in poi la nostra idea è che tutta la città si animi. Quindi questi saranno i punti, e anche la proposta che noi stiamo raccontando è una proposta che non è, ripeto, l'idea è quella che uno dice: stasera vado a fare una bella passeggiata e respiro quest'aria in vari luoghi, visitando varie proposte diverse. Quanti figuranti ci saranno? Questa è una mia curiosità all'incirca, perché è una manifestazione importante che raccoglie un numero importante, altrettanto di persone, no? Siamo intorno ai 250 figuranti, tra figuranti della Pandolfaccia, tra persone esterne, tra mercanti e soprattutto tra contradaioli. Ecco, perché ritorna finalmente, dopo due anni di stop, possiamo dire, imposti dal Covid, quest'anno ritorna che cosa? Finalmente ritornano le contrade del Palio delle Contrade. E in effetti riporteremo, anche se in versione smart, rispetto a quello che era il programma solito dei giochi delle contrade, riporteremo il tiro alla fune. Quindi verrà rimesso in gioco il palio,
e le quattro contrade, quindi Castel dei Mammoli, San Francesco, Vescovado e Portanova si sfideranno in due manche, due semifinali, dove le vincenti delle due semifinali poi faranno la finale del tiro alla fune, che è il gioco per eccellenza del Palio delle Contrade. E tutto questo avverrà domenica sera alle 21 in, al Cassero Malatesta, quindi in piazza 20 settembre si ritornerà a respirare le contrade del Palio delle Contrade. Io direi di fare un ringraziamento doveroso, sentito e partecipato, alla Pandulfaccia, che si adopera notevolmente, insomma, il lavoro che c'è dietro le quinte, come dico sempre io, è notevole, insomma, ci sono mesi e mesi di preparazione, anche quest'anno diciamo che ce l'abbiamo fatta prima ancora di vedere il risultato. Ci siamo arrivati, siamo qui a presentarlo, quindi ci stiamo lavorando, noi ci teniamo tanto, l'invito che faccio ogni volta e lo rifaccio nuovamente, anche di cogliere l'occasione, su cui ci abbiamo battuto durante questo speciale, di provare le attività che noi facciamo al Pincio e di far parte della Pandulfaccia. È un'occasione di vivere una bella realtà associativa. Io sono il presidente, quindi non posso dire che non sia altro, ma è veramente bella. Dico sempre che è una famiglia allargata e una possibilità per i giovani di stare insieme in maniera sana, in maniera divertente e di girare l'Italia e non solo, portando fuori da Fano quello che è di Fano. Quindi un po' 10 anni fa, quando eravamo partiti, era perché sentivamo la necessità di raccontare quello che la Pandulfaccia faceva fuori Fano a Fano. Adesso nuovamente invito i fanesi a far parte del nostro gruppo e a dar lustro alla città di Fano, a Fano con il Palio e fuori Fano con le tante attività e manifestazioni che facciamo. Per raccontare, noi iniziamo con, fino adesso con il Palio abbiamo avuto qualche uscita, siamo stati in Calabria, abbiamo avuto comunque da fare, però da qui partiamo e l'ultima uscita l'avremo a fine settembre, quindi poi tutti i weekend sono cadenzati dai vari spettacoli che noi proponiamo in giro per l'Italia. Quindi chiunque volesse far parte della nostra famiglia, della nostra realtà, la porta non è aperta ma spalancata. Perfetto, e quindi basta semplicemente contattarvi per poter far parte del vostro gruppo, anche perché, lo voglio dire al pubblico a casa, ci vuole veramente tanto tanto coraggio indossare questi abiti d'epoca, belli, suggestivi, caratteristici, che veramente ti portano in un'altra dimensione, però con questo clima, ecco, siete veramente coraggiosi, e quindi un plauso anche per questo, direi. Invece chi vuole partecipare a queste tre serate, vuole coinvolgere anche i propri figli nelle varie attività, non bisogna prendere contatti, si arriva direttamente sul posto e poi insomma si prova e si sperimenta, giusto? Assolutamente sì. Il centro è aperto a tutti, non c'è nessun biglietto, è fruibile per tutti, basta trovare parcheggio. Speriamo che ce ne siano pochi, perché significa che c'è tanta gente, però tutte le attività sono completamente gratuite e quindi possono tranquillamente venire a qualsiasi ora a provare e vedere quello che quest'anno abbiamo provato a portare a Fano. Bene, io ringrazio la Pandulfaccia e invito tutti i telespettatori di Fano TV l'1, il 2 e il 3 luglio a vivere a pieno la città, a vivere a pieno il Palio delle Contrade. Grazie Fabio. Grazie Mariella. Grazie Danilo. Grazie a te. Grazie a Riccardo Sora che ci ha seguito in regia e a tutti voi dell'attenzione. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Ciao.